Dai, eravamo in intimità. Dovete sempre rompere. Curati. Ragazzi, in questo video ho bisogno del vostro aiuto. Infatti sono con la mia crush, che tra l'altro mi ha scritto proprio grazie a voi, e che vi spiegherò in un altro video come l'ho conosciuta. E devo assolutamente conquistarla. Ma come un samurai non avrebbe senso senza la sua katana, anch'io ho bisogno di un'arma segreta. Un'arma segreta per conquistarla. E userò l'infallibile richiesta di Liu di Shikokujin, quella che anche lui aveva inviato alla sua crush Eimerin. Non so se funzionerà, devo conoscerla bene. Infatti lei sa che dobbiamo registrare un video insieme, ma non sa che cosa vuole fare. Quindi adesso faremo una partita insieme e io cercherò di conquistarla lanciandogli la proposta finale. Comunque vi ricordo, coach, supporto un creatore OctiPFI, lasciate un mi piace per questo video e soprattutto iscrivetevi al canale, che siamo quasi arrivati ai 300.000 iscritti, ragazzi, dai, manca pochissimo. Inoltre seguitemi su Instagram OctiPFI. Detto ciò, let's go. Tu ti chiami Crystal, se non sbaglio, giusto? Esattamente. Ma è un nome particolare, cioè non è un nome solito, non... Sì, abbastanza, anche perché sì, non è un nome italiano. Cioè che ma questo non l'ho mai saputo, ma potrebbe centrare il fatto che io sono, diciamo, mezza sudamericana, appunto perché ho il padre cileno, quindi sono il 50% italiana e il 50% cilena. Eh beh, ma le sudamericane sono super bellissime di solito, se basta pensare alla penna. Eh beh, grazie. No, vabbè, no, io non è, infatti... Non è per forza il tuo caso, cioè, dico in generale, ma non è per forza, non è una sioma, ecco. Mi hai distrutto il cuore. No, mi hai deluso. Però non ti chiami, cioè, per esempio su TikTok, perché tu sei una TikToker. Esattamente. Io ho fatto qualche TikTok, sono veramente ignorantissimi, io ti giuro. È meglio che non li guardi, perché perdo la dignità se li guardi. Fidati, non guardarli, mi raccomando, eh. Ma sarà la prima cosa che farò. No, proprio non lo farai per niente, invece. No, vabbè, Rumicia94 in tutti i miei social è sempre lo stesso. Ma Rumicia94 l'ho preso principalmente, come forse si sarà capito, anche perché ho la passione per il Giappone in sé. Quindi questa è la prima cosa che tutti... Oh mio Dio, sei fissata per il Giappone, ecco perché... Oh mio Dio. Allora, una so certa. Già, allora so già che cosa ti è. Sicuro ti piace il sushi e ami il Giappone e ami gli anime. Per forza. Come hai fatto a saperlo? Guarda, ho milioni di amici che sono infissati per il Giappone. Anche loro sono... Siete fatti con lo stampino di anime? Io non lo so. Cos'hanno questi giapponesi che vi attirano così tanto? Ma guarda, non è tanto il Giappone in sé. È proprio il fatto dell'anime che attira di più che il giapponese in sé, anche se ci sono persone che piacciono anche i giapponesi, chi lo sa. Quindi io non sono quel tipo. Se a te piace un anime, di conseguenza ti piace il sushi, ti piace anche il Giappone. Vabbè, ok. Beh, il sushi sì, però no, a me fa proprio schifo. Per quante volte l'abbia provato, non proprio non mi ispira per niente. Neanche uno. Ma sarei mai andato a un ristorante giapponese, no? Sì, anche più volte, anche a quelli dove fanno per lo più ramen. Comunque, bah. Vabbè, quindi sei una di quelle infissate col Giappone. Ah, quindi immagino che tu voglia visitare il Giappone. Wow, che originalità. Oh, no. Sì, però diciamo che non è la mia unica passione. Infatti a me piace anche l'America, per fortuna, non solo il Giappone. Infatti la cosa che... A tutti piace l'America. Appunto perché l'America è già differente, il Giappone appunto perché si sente solo quello. Quale posto dell'America vorresti visitare più di qualche altro? Ma se ci devo pensare giusto lì per lì, Los Angeles. E come mai? Perché visto che oltre all'essere fissata con il Giappone in sé, quindi anime, sushi e tutto sto stupendo di Dio, sono scegliere e shield medico. Arrivo. Hai visto che geniale che sono, hai visto? Che galantuomo. Vero. Mamma mia, mi ha colpito la sua attenzione nei miei confronti. Dicevo, no, che visto che oltre al Giappone io sono anche appassionata di, in questo caso, di serie TV. Quindi ovviamente Walking Dead, queste cose. Ovviamente visto che l'America è il clou di tutti questi personaggi, ho detto, beh, l'America è la prima cosa dove voglio andare. Una cosa che ho capito di te, parlando un po' prima di iniziare a registrare in generale, è che a te non ti si può lasciar parlare un secondo che inizi peggio di Eminem, Salamadaluma Sumaduma. Cioè, se tu inizi a parlare è la fine, io non lo so come ti supportino i tuoi amici, ti giuro. No. Ma che male c'è? Piuttosto anime piuttosto che tenere
piuttosto che tenere il silenzio preferisco parlare. Questa è sempre stata una cosa che ho sempre cercato di puntualizzare. Raga, perché molte persone sono come quelle professoresse che iniziano la lezione, non si fermano neanche un secondo, parlano, a tipo finiti i 50 minuti di lezione tutti sono lì addormentati che... Boh, oh, sono pur sempre donna, sappilo. È vero, da un lato è parte di lei, è parte della sua natura. No! Io sono morta, non so come, ma sono morta. E io non ho manco un'arma, pensa te. Ah, eccola qui. Vieni qua, guarda quanta roba. C'è un medkit. Ma, oh! C'è la Thompson dorata! Sì! Oh. C'è stata... Dai, eravamo curati, in intimità! Dovete sempre rompere... Curati. Tirati anche l'altro! Fullati mentre spreco i miei materiali, per favore. Raga, è Nabba, cioè c'è poco da fare. Ecco una cosa che abbiamo in comune, il fatto che lei sia Nabba, come non so. Aiuta! C'è una jump! Ho messo la jump! Aiuta! No! Bagascio! Ma che termine è bagascio? Chi è ligure lo sa, meglio non saperlo. Io avevo proprio una domanda per te. Ok. Ah, intanto, ti piacciono gli uomini? Naturalmente. Questo. So. Ma naturalmente cosa? Che di questi tempi non si sa mai. A uno piace, uno è pansessuale, non so, gli piace il pane. Che cavolo ne so io? È una domanda lecita. E cosa ti piace? Descrivimi il tuo tipo ideale. Il mio tipo ideale sicuramente deve avere gli occhi chiari, se proprio, I capelli lunghi ma massimo medi, non lunghi fino magari alla schiena, ma giusto magari fino alle spalle o comunque medi. Deve essere curato e niente, e soprattutto deve essere castano. È superficiale, mi ha parlato solo di cose fisiche e non di cose caratteriali. Non mi ha chiesto caratteriali in una persona, se vuoi il tuo tipo ideale, poi caratterialmente... Tipo ideale, ti ho dato libera interpretazione, tu sei andata subito a parlare lì. Esteticamente anche. Dai, non scherziamo. Comunque l'estetica... Basta parlare di me e raccontami un po' del tuo tipo caratteriale. Vabbè, facile però spacca il tutto. Corri. Dai che ce la fai. Ah, sfigato, sfigato. Oh. Volevi e invece ti faccio vedere io chi ha l'arma più grossa. Curiamoci adesso. Okay. Voleva lui, Adesso parlami caratterialmente invece come ti ispira un tipo. La descrizione che mi hai fatto prima non so perché, ma mi ricordava terribilmente Brad Pitt in questo momento. Che i capelli medio lunghi, gli occhi chiari, magro ma non troppo. Cioè, ti giuro, adesso che ci penso è proprio uguale. Pretenziosa la signorina. L'aspetto, anche l'occhio vuole la sua parte alla fine, Vabbè, allora basta, come si dice sempre... È un detto veneto famosissimo, sacchetto in testa. Io non lo conosco, quindi io non lo posso sapere. No, tu non lo conosci, vabbè, in caso te lo insegno, dai. Probabilmente il mio tipo ideale caratterialmente deve essere innanzitutto una persona che si preoccupa per me, una persona, diciamo, sincera. Deve essere comunque una persona dolce, magari non troppo appiccicosa, però... Comunque deve essere una persona che si preoccupa per me, nel senso che ha cura di me in tutti i sensi. Garnier, Mizze, c'è tanta differenza, però comunque deve essere una persona sincera soprattutto. Oh mio Dio, che pompa che ho trovato. Che tipo di pompa? Proprio quello. Ok. Oh, eccolo, ecco. Ecco perché... No, non ti farà ammazzare. Ecco non ti farà ammazzare così. È sbagliato. Dai, siete già in 6. Puoi vincerla. La vinco di sicuro. Devi vincerla. Fallo per me. Chiaro, solo per te. Scusa. E invece adesso abbiamo parlato caratterialmente. Anche caratterialmente si parlava un po' di Brad Pitt alla fine. Ma io mi stavo chiedendo invece un appuntamento perfetto com'è secondo te? L'appuntamento perfetto. Esatto. È lì. Si va a toccare un tasto abbastanza piccante. Nel senso che sì, perché a quel punto sono quasi morto. No. No, vai, dai, no, non puoi morire così dal nulla. Sforzati. Allora. No, allora, l'appuntamento ideale. Ma questo già appunto da. Ecco, no, vabbè, dai, mi hai deluso. Ma perché?
Pensavo ci tenessi a me. Pensavo ci tenessi. Non sei riuscita neanche a vincere. Ma vai a farti conquistare da Brad Pitt, Dio. Ok, ci vado subito. No. No, no, vabbè. Resta qui. No, raga, le cose si stanno mettendo malissimo. La situazione è abbastanza critica. Bisogna sganciare l'arma finale, altrimenti qua non si va da nessuna parte. Quindi è il momento che io le faccia vedere la sorpresa finale. Ta-da! Questa è l'ultima domanda. No, no, vabbè. No, ti prego. No, no, sai, mi prendi la sprovvista. A casa mi imbarazzo un sacco. Ma come? È per me è imbarazzante. No, ma devi darmi una risposta. Senti, no, piuttosto, guarda, ti faccio piuttosto sapere su Instagram, ok? Guarda, mi prendi la sprovvista, devo pensare. Ma no, ma che vergogna, mi tocca aspettare un sacco adesso. Guarda, per una donna lo fai, quindi piace. Che cosa mi assicura che tu sia una donna? Scusa un attimo. Beh, quello potrei saperlo. Guarda, dillo ai miei genitori, lo hanno fatto nascere loro. Sì. No, vabbè, ma massimo metterò una storia su Instagram, magari, dove ti farò sapere eventualmente la risposta. No. Ti lascerò un po' di ansia.